Bulbarelli. Tafi sulla sinistra, ha staccato leggermente Elli, adesso Nardello è stato ripreso, Tafi, il forcing di Andrea Tafi, ma Elli non molla, ritornano in tre davanti e questa è la situazione a 3,5 km dal traguardo. Ma ecco che Tafi che ha lanciato il primo attacco ne ripropone un secondo ed ecco che c'è ancora un attacco di un uomo della Mapei, due Mapei contro Alberto Elli, Nardello Tafi contro Elli, superiorità numerica. Allora ecco Tafi, Andrea Tafi, il numero 13, numero scaramantico Andrea Tafi, che ha avuto qualche difficoltà sullo strappo verso Bergamo Alta, ha avuto anche qualche difficoltà a recuperare, poi ha mandato al contrattacco Nardello, adesso Maglia è un corridore veramente, è un grande, perché e un vecchio proverbio latino ammoniva che nessuno è profeta in patria, infatti l'anno scorso Tafi sul percorso casalingo a Larciano si sentì male e non riuscì a portare a termine il campionato nazionale. 13, numero scaramantico, Auro. È l'ultimo sforzo per Andrea Tafi che ha già superato lo striscione dell'ultimo chilometro, l'arco di trionfo con il triangolino rosso è ai 600 dal traguardo e aumenta ancora il proprio vantaggio, quindi davvero un trionfo per Andrea Tafi che è stato, ripetiamo e ricordiamo, il promotore della fuga decisiva a 50 km dal traguardo. 16 km alla conclusione, Tafi ha già incominciato ad alzare il braccio. Comunque, nel gesto del vincitore. Non una manica ma due maniche sono di Nardello, eh. È stato fondamentale Nardello nella vittoria di Andrea Tafi. La Mapei oggi ha corso alla grande ancora una volta. Ha vinto con il corridore più rappresentativo, con il corridore più generoso, esemplare, meritatissimo questa vittoria, però onore ad Elli che è stato il più forte, però non ha dovuto soccombere alla forza della Mapei di Nardello e di Andrea Tafi. E diciamo che è una maglia che sta estremamente bene a questo grande atleta Andrea Tafi che ora non riesce a tradere giustamente la lacrimuccia, ma è una vittoria che fa piacere a tutti. Andrea Tafi è un grande corridore, un a livello umano, un uomo che veramente ha fatto una grande escalation nel mondo del ciclismo, ed è Nardello al secondo posto con Elli in terza posizione. Allora, Andrea Tafi, ed ecco che arriva Bartolini al quarto posto, poi Potenzana, poi ecco sesto Baldo, poi ecco che arriva Barbero nel...